E andiamo al confronto fra la Dinamo di Berlino e la Servette Svizzera. Vince per 2-1 la Dinamo di Berlino, che è in maglia bianca. Vantaggio nei primissimi minuti con questo bel colpo di testa di Pelka al settimo minuto. Verrà poi il raddoppio al decimo minuto. La Dinamo di Berlino sembrava dopo il primo tempo abbastanza al sicuro dal punto di vista del risultato, un 2-0 era abbastanza confortante. Mentre invece il Servette nel secondo tempo, con una rete realizzata da Cucinotta su azione promossa da Barberis, ha in pratica lasciato aperto ogni possibilità per il confronto di ritorno. Veniamo all'azione della seconda rete, che è promossa proprio da Pelka, che viene fermato poi piuttosto bruscamente sul limite dell'area, inducendo l'arbitro scozzese Valentina a concedere un calcio di punizione. Dal calcio di punizione verrà proprio il gol, e siamo al decimo minuto, realizzato da Netz, che darà il 2-0 alla formazione della Germania Democratica, la Dinamo di Berlino, in Coppa dei Campioni contro gli svizzeri del Servette. Ecco la punizione tesa che colpisce la traversa e poi i rimpalli che favoriscono Netz per il 2-0. Nella ripresa, azione di Barberis al ventunesimo, molto bello, scatto in profondità, allungo per Cucinotta, gran tiro con la palla lasciata scorrere a seguire, 2-1, si riapre la questione, il ritorno dovrà decidere.